Oggi sto ciuffo non ne vuole proprio sapere. E guattai a tutti ciurmai, benvenuti ragazzini in questo nuovissimo episodio su Call of Cthulhu. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 20 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ragazzi, alla fine di tutto, alla fine del capitolo 5 credo che fossimo, un paziente appunto del terribile manicomio in cui eravamo ci ha detto che Sara era maledetta, i suoi quadri erano maledetti, insomma, che per colpa sua lui si era cavato gli occhi, insomma, che era perseguitato da una presenza, presenza che sembrerebbe appunto alla fine averlo ammazzato. Per cui nel tentativo di fuggire poi insomma abbiamo incrociato di nuovo Bradley, che io devo sinceramente ancora capire se è vivo o se è morto. Oggi resterò così in stile emo. Scusate ragazzi, ma il ciuffo proprio non ne vuole sapere di stare in posizione. Ah ecco, mi hanno fatto ripartire da qua, per cui non contava come punto di salvataggio questo, però vabbè. Poco importa. Giustamente ragazzi, sotto il video dell'altra volta The Chester mi ha fatto notare: oh, ma non potevi aumentare le sue abilità? Effettivamente ragazzi, ho 4 punti personaggio disponibili a disposizione, per cui grazie mille per avermelo ricordato, perché sapete benissimo ragazzi che io certe volte con la testa non è che ci sto tanto. Per cui direi di dare sicuramente un punto a investigazione ragazzi, pure per la questione dei lucchetti e di queste cose qua. Poi ne darei uno a eloquenza, così da raggiungere il livello 3, un altro a fiuto e un altro a psicologia, perché se no qua veramente non avanziamo mai. Ok Bradley, sei di qua, vero? Certo che sei di qua. Damn. The gas. Oh. My head. Later. We need to move on. Sì. Ok, cioè, perché scusa, non mi ha fatto riparare. Vabbè, niente. Perché evidentemente non avevo proprio iniziato il capitolo 6. Però vabbè. La villa degli Hawkins come nascondiglio. Perfetto, quindi siamo tornati nella villa degli Hawkins. Who goes there? Who the hell? That nightmare again. I need a drink. Ecco, che cos'è che hai bisogno di bere? Credo diresti di un succo di mora freschissimo, di uno yogurt da bere, qualcosa. Oh, ma che bello, è giorno. Allora in questo mondo può essere anche giorno ed esserci la luce del sole. Ma che meraviglia. Ma di che state a parlare, ragazzi? Oh. You're awake, Mr. Pierce. Sì. How do you feel? Un po' di cacca, sinceramente. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Ah, ok. Una tazza di tè o qualcosa di più forte? O semmai, magari, ne so. Ah. Bevi un goccio, dai, tanto ormai ci stiamo. Influirà sul tuo destino. Perfetto. Probabilmente non positivamente. Ho questa vaga impressione che non influirà tanto positivamente sul nostro destino. Ma fa niente, ormai il danno è fatto. Per cui, ragazzi, che mi dite di bello? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Okay. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Una parola. Potrei aver trovato una pista. I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course. He's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? Fosse facile da dire. Tell me how Mr. Sanders died. Lo chiamava l'errante. I didn't see what, but something was there with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins?
Have I missed something here? Yeah. This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. Ah, sì? I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. Oh. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves ecco the qua. Truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. Ecco qua ragazzi che ci mettono di fronte ad una scelta: dire la verità alla moglie di Francis Sanders oppure essere prudenti e farci i fattacci nostri. Non lo so, io sarei più per la verità sinceramente parlando, però anche la Colden c'ha ragione, nel senso che non è che conosciamo proprio per filo e per segno la realtà dei fatti, quindi potrebbe essere una realtà viziata effettivamente. È difficile, difficile, sono molto indecisa ragazzi. Grazie a Dio. One eternity later. Però forse essere prudenti potrebbe essere meglio. Stavolta, nonostante io sia per la verità sempre, ragazzi, è un caso particolare, quindi direi restiamo prudenti. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital. No, contaci Bradley, contaci, sicuramente non ho intenzione. Perfetto, dobbiamo parlare quindi con la vedova di Francis Sanders. Per cui, cioè di regola non ci resta che andare via, no? Sì, sì. Andiamo, va. Residenza dei Sanders. Marito ha menzionato prima di morire. Tac tac. Signora, what can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. Ah, that is precisely Già lo sapevo. Ah, questa è la tizia. Look who's here. You know each other. Our paths crossed. Briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. Ah, sì. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Perché queste qui, scusa? This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. Bene. It would seem that you have much to tell me. Bella la casa, la tappezzeria rossa. May I inquire as to when you had the opportunity to talk Giusto to my ieri, husband? Prima di morire. Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. Mm. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Mm. Ok, non mi sembra molto contenta di questo. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him. And sono stato internato, signora. The day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Ok. Non so se provare ad usare appunto ragazzi la psicologia in questo caso per far sì che ne so che lei si fidi comunque più di noi. Le altre tre sinceramente non mi entusiasmano, per cui direi che userò questa qua, non deve sentirsi in colpa. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders.
But from what I saw, it was inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Oh. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Avrei voluto, signora, però non sono non sono stato io a mandarlo lì, no. Condivido il suo dolore, ma io non c'entro nulla. Scusine. It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, detective. Grazie, not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Ok, vediamo un po'. Mi piacerebbe sapere cosa ci fa lì, Cat, però il nocciolo è un'altra. Le ha mai parlato di un errante? Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? Shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you are so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Perfetto, ragazzi. Abbiamo la possibilità, finalmente, di visitare questa galleria. L'errante, quindi, è un dipinto. Irene Sanders, non so se vuol dire di più Sarah Hawkins o la sua opera. Pare che si sia strappato gli occhi sotto l'influsso del dipinto. Devo assolutamente vederlo. Non è che ci strappiamo gli occhi pure noi, no? Ok, assegniamo pure questi 3 punti. Ne darò uno a investigazione, uno a forza e uno a psicologia. Aspettate, a fiuto prima non ho dato neanche uno, dai, lo darò a fiuto. Benissimo, cara signora Sanders, lei è stata davvero gentilissima. Sanders lives. Caspiterina, erano tutti così contenti. Sarà Hawkins vicino a Sanders, si conosceranno bene, sì sì. Oh, possiamo ricostruire, ragazzi, attenzione, ci è bastato esaminare una fotografia. E cosa ci sarà mai da analizzare? Il pianoforte, perché? E allora, che cosa? Ed, che cosa ci tieni a dirmi o a scoprire? Questa? Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Ok. Friends, even? Beh, perché no? Cosa ci sarebbe di male, effettivamente? Il libro? Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Finally. Oh. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Beh, tutto questo direi che è assolutamente interessante, effettivamente. Però, quello che mi interessa... He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? Non erano contente, né l'una né l'altra, effettivamente. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? Cosa avrà mai, ragazzi, questo dipinto? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Di merda, Ed, di merda. Che? The Shambler. I need to see it. Oddio, Gesù, che cosa orribile. Davvero, oh,
breviario di medicina, perfetto. Continuiamo a fare progressi da sto punto di vista. Che cosa avrà mai questo dipinto, ragazzi? Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Ah, una registrazione audio. Ah, l'ha lasciata a sua moglie Irene. Bello, bello sto posto comunque, eh? Davvero bellissimo. Io intanto vado ficcanasando un po' in giro, non so manco effettivamente dov'è la galleria d'arte, ma ci arriveremo presto sicuramente. Cara signora Sanders, è stato un piacere parlare con lei. Ah, possiamo metterlo qua. Attenzione. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids. Each time I shut my eyes. Madre mia. Okay. I can't take anymore. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings, that accursed Sarah. Mm. Ok, questo sicuramente non l'ha aiutata, signora, vero? Mi sa proprio di no. Va bene, allora me ne vado a cercare questa benedetta galleria, signora Cat. Come sta? Come la va? Cosa c'è qua dietro? Oh, perfetto, continuiamo a fare incredibili progressi. Eh? Perché dovrei leggere il libro, scusa? Malleus Bestiarium, volume 2, una sorta di enciclopedia su creature mostruose e sconosciute. Inizio a pensare che esistano davvero. Ciò influirà sul tuo destino, ma perché ho letto un libro? Ma davvero? Ok, è stato abbastanza spaventoso. Signorina! You stepped on my toes, detective. Salve! Try not to make a habit of it. No, non si preoccupi. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Il famoso quadro. O non sono affari suoi. Sta tipa mi sta abbastanza antipatica. It's got nothing to do with you, Baker. At least I hope not. Bravado. And a threat. In the same sentence. Perché no? I appreciate the effort, detective. But watch your tongue. Oh, che è una minaccia. E tu che cosa ci fai? And you? What brings you to the Sanders home? What I know does not concern you, detective. Ecco. Dovrei davvero insistere, vabbè. I'm afraid that I must insist. I'm already trying to convince myself that you have nothing to do with my investigation. So help me stick to this assumption, or I'll have to treat you as a suspect. Caspita. I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. Okay. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. Mm. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Ah beh, certo, sicuramente. Ok, è stato un piacere parlare con lei, come sempre. Tac, lo spaccato. Cosa c'è qui? Chiave d'accesso alla galleria. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. An old diary. Questo volume si incentra... Che la loro visione era un messaggero di Dio. Ha paura che andranno incontro allo stesso destino alla tribù perduta. Tribù perduta? Che roba, ma non lo so, vabbè. Oh, strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. To finally give it away for nothing. E perché mai? Caro Francis, ti prego di lasciare ogni speranza di entrare in possesso di questo dipinto maledetto. Era lei stessa a dirlo. Scusa, lei l'aveva avvisato, poi fattacci suoi. La nostra amicizia ha ancora valore per te, non farmi sentire in colpa per la mia scelta. Non posso essere l'artefice della tua rovina. Ti prego, caro amico, dimenticati dell'errante. Cioè, erano amici. Lei non solo ha cercato di proteggerlo, lui le ha talmente tolto l'anima che alla fine l'ha dovuto ottenere per forza. Però per nulla, ragazzi. Perché? Un antico amuleto. Mi chiedo a cosa doveva servire. Qua che abbiamo? La balena e il merluzzo. Una storia breve di Darkwater.
Quante cose interessanti. I could use one of those. Prescritte a Francis Anders o Irene? Bella domanda, cara Cat. Mi dispiace lasciarti qui da sola, ma io devo andare ad analizzare un quadro, maledetto. Bene ragazzi, io fremo di curiosità. Non vedo l'ora. È di nuovo con la statua. Ammazza, che roba raccapricciante! Pazzesco, ragazzi, guardate qua. Wow! Queste statue sono veramente orripilanti, direi. Tipo delle sfingi con tettone e testa di teschio. Fantastico. Qua? Ah, era tutto quello che avevi da dire. Tutto qua? Caspiterina, Ed. These artifacts date from pre-Columbian times. Sì, molto interessante tutto questo. C'è di nuovo la statua con la faccia da Davy Jones e da Calamaro. Oddio, allora... cioè, vabbè, ma questa è una galleria dell'orrore. Mamma mia, ragazzi, che cosa davvero raccapricciante, the public mi ripeto. Entrance to the gallery. Cioè, fa paura, ragazzi, tutto questo. The è davvero spaventoso. L'intero wing of his manor into an art gallery. Sì, Ed, questa considerazione potevi risparmiartela perché ce ne siamo accorti tutti. Oddio, che se sta a fa un selfie? va bene, eccolo qua l'errante, ragazzi, oddio. Ho paura di quello che potrebbe effettivamente succedere. Diamo un attimo uno sguardo da questa parte. È tutto quello che hai da dire, qua ci si può addirittura nascondere. Abbiamo ricaricato l'olio della nostra preziosa lanterna. Why was he so interested in old weapons? Non lo so, perché era interessato in cose così orripilanti, ti starei chiedendo piuttosto. O non ti sei accorto che sei circondato da statue davvero raccapriccianti, Ed? Va bene. Siamo pronti, ragazzi. Eccolo qua. È lui. Non è manco ben definito, perché dovrebbe essere così problematico? Non lo so, ma ha fatto sì che un uomo se ne uscisse di testa. Sì. Oddio, attento, Ed! Attento, Ed! What the fuck? Oddio, sto uscendo! Oh no! Oh merda, pupazza! Oddio! Oh Gesù! Ecco perché ci si poteva nascondere nell'armadio! What the hell was that? Ecco Ed, che cosa abbiamo combinato. Oh merda. Oh no. Non hai visto niente. Mi sa che scappare non è l'opzione migliore. Mi sa che non lo è. Mi sa che non lo è. Mi sa che non lo è. Non impanicare Ed, ti prego, resisti. Resisti. Oddio! Via, via! No! Perché? No choice. I must get rid of it. Di sbarazzarmi, ma stai scherzando! Oh! Prendila! Did it hear? Beh. Penso di sì. Ok. What the hell was that? Ma perché dobbiamo sempre avere a che fare con creature da cui non possiamo difenderci? Perché, dico io? Uffa! Mi sa che non ci resta che prendere un'arma, ragazzi. Cerchiamo di non farci sentire, anche se... Ecco. Damn, prendila, I can use this dagger.
Da dove verrà? Da dove verrà? Da dove viene? Dov'è? Oddio, non mi dico che lo devo prendere alle spalle però, perché così non, c'è, non ci siamo. Dov'è? Come faccio? Ok, così non ci siamo. Non ci siamo. Come caspita faccio ad ammazzarlo? No, sul serio. Siamo sicuri che può essere ammazzato? No, sul serio dico. Ci vedrà. Aiuto. Eccolo lì. Oddio, non so se prenderlo tipo alle spalle o che cosa. Come faccio? Come faccio ad ammazzarlo? Maledizione. Oh no, 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 no. No. Oh, vai via, vai via. One eternity later. Ragazzi, sarà sarà tipo la quinta volta. Ah, qui. Oh merda. Ok, ok. No. Ok, ragazzi, sono riuscita a scoprire per puro culo. Bisogna accoltellare il quadro, non il mostro in sé. Per cui qua dentro ci sono tipo 3 miliardi di espositori con 3 miliardi di armi diverse. Per cui quale sarà mai quella giusta? Vabbè. Dammi il tempo di cercare la concia tua madre. A parte che mi sa che è cieco, quindi come fa a vederci? Ecco qua, ma vaffanculo, va. Non lo so. Ne ho preso uno. Ne ho preso uno totalmente a caso, ragazzi. Cioè, mi sa che bisogna provarli tipo un po' tutti. Un po' totalmente a culo. Non è manco questo. Vabbè. Ma siamo freschi qua, ragazzi. Proviamo ad usare questo, ragazzi. Che cavolo ne so. Non mi dà manco il tempo di prenderle le armi, ve lo giuro. Niente, madonna che nervi! Proviamo questo, che cavolo ne so. Tanto ormai va totalmente a culo, ragazzi, la cosa, Se siamo freschi qua, vaffanculo, va! One eternity later. Down. Proviamo questo. Ah, ecco. Looks different. Era ora, sono tutti uguali. Perché dovrebbe essere diverso? Non lo so, vabbè. Proviamo. Oh, era ora, figlio mio, Ma che cazzo? No, ma la malla! Malla! Usa il pugnale! Oh, Gesù, Giuseppe e Maria! Oh, no! Che ti ha fatto? What the hell? Che cazzo? You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Direi di sì. Accidenti, il dipinto è maledetto. Aspetta, no, non me lo può usare, ragazzi. Evidentemente non siamo ad un livello decente, per cui sono stato assalito da una creatura. A creature. I pushed it back, I think. I think so too. Tu sapevi del mostro? You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand. Even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Bene. Dovrei parlare con questo Drake, allora. This symbol on the dagger.
It was all over Sander's cell. It's what protected him. It's what protected me, too. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. Buona fortuna con quel dipinto. Gesù. Chi è? Chi? Ah, vabbè, bello il prossimo posto dove dovremmo andare. Perfetto, ragazzi. Allora, abbiamo finalmente incontrato questo benedettissimo errante. È stato più snervante che pauroso, vi dirò la verità. Perlomeno lo ero all'inizio. Dopo che sono stata tipo un quarto d'ora cercando il pugnale esatto e dopo tutte le volte che quell'affare è riuscito ad ammazzarmi, sinceramente, mi sono messa più nervosa che impaurita. Per cui, la prossima volta dovremo appunto andare a parlare con questo Algernon Drake per vedere cosa ci sa dire di più. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un abbraccio a tutti ragazzi, ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!